Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Con te cammini. No. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi, ci siamo da casa nostra, 100 passi. Contrariamente ad una certa ordinanza municipale, noi l'abbiamo portato qui per fare un brindisi alla memoria di Peppino Impastato e a tutti noi. E volevo ringraziare, sembrerà un paradosso, là in fondo si sente? Bravi! E volevo ringraziare il signor Aldegani. Mi sembrerà strano, ma io voglio ringraziare il signor Aldegani perché dopo un anno siamo ancora qui. E siccome tutti gli altri posti erano già occupati, questa volta è il signor Aldegani che si è seduto dalla parte del torto, per citare Brecht e per citare ancora Claudio Lolli. Lei, signor Aldegani, sindaco di Ponderanica, martedì 21 scorso ha dichiarato all'Eco di Bergamo, in fondo alla nostra conferenza stampa: ritengo opportuno e appropriato che tali eventi vengano organizzati nel luogo di provenienza e proliferazione del cancro mafioso, e cioè nel meridione. Signor Aldegani, non ci siamo capiti. Noi nel meridione è da una vita che organizziamo queste cose. Basta pensare a Casa Memoria di Fenicia e Giovanni Impastato. Basta pensare al Centro Siciliano di Documentazione Impastato di Umberto Santino e di Anna Pugliesi, che ne hanno fatto materia di studio del fenomeno mafioso. Un centro che da 33 anni è attivo contro la mafia, per un impegno civile, per la pace e la memoria. Per non parlare di Libera, Dio Pizzo, ammazzateci tutti, e che più ne ha più ne metta. Si aggiorni, signor Aldegani, perché ricordo che alla trasmissione delle ieri, signor Aldegani, lei l'anno scorso ha fatto una figura di cacca, non sapeva chi era Peppino Impastato. Si aggiorni, signor Aldegani, Peppino Impastato non è siciliano, è memoria nazionale che va ricordata tutti i giorni nelle scuole, nei posti di lavoro, per chi ha a cuore una coscienza democratica di questo paese. Due parole su Peppino, e voglio salutare Paolo che era con noi nel 77 a manifestare a Cinis, e voglio salutare i ragazzi che sono venuti ieri sera, hanno preso l'aereo da Punta Raisi per essere qui con noi. Marco, ragazzi di 19 e 20 anni che credono nel futuro di questo paese, che lo vogliono costruire sulla scia dell'insegnamento di Peppino Impastato. Oggi Peppino sarebbe sui tetti delle fabbriche a rivendicare il proprio posto di lavoro da cassintegrato. Sarebbe al carcere lì, come si chiama, della Sinara, dove da mesi
i disoccupati dimenticano il loro posto di lavoro e forse sarebbe anche in piazza per difendere questa Costituzione, che è ancora giovane, che il Portogallo l'ha preso come simbolo. E se c'è qualcosa da cambiare in questo paese, non è la Costituzione, ma questo governo di riciclati. Dai vestri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Se ci dobbiamo ribellare, poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare.